Le manifestazioni di protesta, i tentativi di farvi ascoltare dall'azienda non termineranno certamente con l'incontro di martedì al Ministero dello Sviluppo Economico. Ma sicuramente presumiamo di no, perché chiaramente se ci sarà la garanzia del Ministro comunque bisogna aprire un tavolo. Allora noi dal Ministro, perché ci aspettiamo semplicemente che di riportare la questione al centro di un tavolo di trattativa tra noi e l'azienda, perché pensiamo che in questi anni, da 25 anni che è piazzato il sito sulla Tessa, non è concepibile avere, diciamo così, chiamiamola come una pugnalata alle spalle. Oltre al discorso dei dipendenti, che siamo 420 famiglie, c'è tutto un discorso di un altro centinaio di famiglie dell'indotto, e la cosa è molto grave, perché potrebbe essere, se la Honeywell dovesse chiudere, potrebbe essere soltanto l'inizio di una fuga di diverse aziende dal territorio, e quindi creerà ancora di più povertà. Siete aperti a eventualmente una vendita dello stabilimento, una, diciamo, ricollocazione di tutto il personale sotto un'altra proprietà? Sì, l'importante è che si crea ancora lavoro e ci sia la possibilità per le 420 famiglie di avere una vita dignitosa sul territorio. È chiaro che riconvertire un'azienda a questo livello qua costerà tantissimo, e chiaramente bisogna trovare un acquirente degno di tale nome che possa mantenere ancora alto il livello professionale che lo stabilimento finora ha espresso.